Sarà molto dura passare. Purtroppo è una guerra. Ho tutte le mani sudate. Cominciamo con Gianluca Blumetti, grazie. Eccolo, eccolo, eccolo. Vai, allora. Ciao. Hello. Tu mi hai rovinato la vita, lo sai? Perché io vado a dormire e penso a Rocco Crapanzano. Mi sveglio, mi guardo allo specchio e penso a Rocco Crapanzano. Perché Rocco Crapanzano ha scelto di andare al cinema di martedì? Per arrivare in semifinale ho puntato tutto sulla verità. Anche perché il mercoledì c'è l'offerta. Io sono un fan di Lucarelli. Nel frattempo un contadino guatemalteco si trova al confine con l'Ecuador. Le sue storie? C'è un nesso con Rocco Crapanzano? Però a modo mio. Ma lasciamolo lì, ma lasciamolo lì, ma lasciamolo lì, ma lasciamolo lì. 10 settembre 1997, Roma. Serio, mi preoccupa. Ci troviamo in una città soprannominata la capitale d'Italia. È un giorno molto importante per Rocco Crapanzano. Sono le 12:20 e si è appena iscritto all'università. Rocco, da un paesino di 500 abitanti, ora si trova in una metropoli. Rocco soffre, soprattutto in metro. Una vocina lo terrorizza. Treno in arrivo. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Gialla come la storia che andremo a raccontare. Lucarelli. Nel frattempo, un contadino guatemalteco si dirige verso Roma. Sta valicando la Salerno-Reggio Calabria. Ma lasciamolo lì. Tanto ci sono i lavori. Povero contadino, ce l'avrà per un bel po'. Rocco ha difficoltà anche quando va a prendere il treno, a causa della stessa vocina. Si avvisano i signori viaggiatori che il treno sta per arrivare alla stazione di Roma Ostiense. Prossima fermata, Roma Ostiense. We are arriving. Roma Ostiense. Nel frattempo, il contadino guatemalteco ora sta per entrare nella metro C. Ma lasciamolo lì. Tanto è chiusa. È il 10 settembre del 1997, ore 12:30. Sono passati 10 minuti. Rocco si ritira dall'università. Nel frattempo, che fine ha fatto il contadino guatemalteco? Non ditemi che entra il contadino perché muoio! Arrivato. Ci prego, arrivato. Ma lasciamolo lì. Ti ho invidiato perché io ho l'horror vacui dei silenzi miei anche, ma no? Non ce ne eravamo accorti, no? Hai fatto bene a dircelo. Claudio, sta passando troppo tempo, dai. Quindi, no, ho invidiato la tua calma, non so se era solo apparente, che le mani come sono, sudate? Sono, sì, freddissime. Non c'è più saliva, guarda. Da quando ci siamo visti, il tuo ma lasciamolo là l'ho già fatto mio. E quindi sei bravo, vuol dire che ha funzionato. Grazie. Questa performance ci mette in crisi tantissimo perché è capitato in una categoria di fuori classe. Ma lo dice prima di averci visto, però così. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao.